Oggi qui si è svolta la seconda parte del torneo Yellow Ball che abbiamo organizzato insieme alla società napoletana Acqua Chiara, dedicato agli under 13 e gli under 10 dello sport della pallanuoto. Noi come azienda che collabora col comune di Mantova oramai da molto tempo e che spero che collaborerà ancora nella gestione della piscina Dugoni, siamo naturalmente portati non solo a offrire quello che è lo sport per tutti, ma anche un po' di agonismo, un po' di sano agonismo giovanile, che poi si riflette nella passione di questi ragazzi nelle varie attività motorie di vasca, che possono essere sincro nuoto e pallanuoto. Questa attività che logicamente ha bisogno di un vivaio, come per tutti gli sport di squadra, altrimenti si risolverebbe soltanto in un acquistare atleti già formati da altre parti. I vivai importanti in Italia sono in Liguria, in Campania, in Sicilia, in Toscana, anche nel Lazio. Stiamo cercando di fare vivaio anche in Lombardia. Io credo che a questa età, diciamo, il risultato passa in secondo piano. La cosa importante è che i ragazzi si confrontano, fanno questa esperienza a 10 anni per la prima volta da soli. Questa è la cosa più importante. Poi la vittoria spero che verranno, diciamo, più avanti. Certo fa bene vincere anche a questa età, invoglia i ragazzi a continuare ad allenarsi sempre di più. Però diciamo l'esperienza fondamentale è fare gruppo, è stare insieme e confrontarsi con altre scuole. Abbiamo partecipato alla finale dove siamo arrivati secondi, dopo una bellissima partita vincente, dove i miei ragazzi ce l'hanno messa tutta per cercare di dare filo a torcere ai napoletani che erano molto bravi, ma purtroppo abbiamo perso 5-2. I miei ragazzi sono stati bravissimi, non posso dire niente perché è stata una partita emozionante fino all'ultimo. Mi spiace che c'era non moltissimo pubblico, perché questo sport è bellissimo e sarebbe bello per il Mantova che i ragazzi si avvicinassero più alla pallanuoto.